Buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa sera siamo in collegamento. Questa trasmissione la vedrete registrata ma giusto qualche ora prima di quando la vedete, con Esmail Moadess, che conoscete ormai, il pubblico di Libri TV lo conosce, portavoce dei laureati iraniani in Italia. Con lui ovviamente parleremo di Iran e parleremo di alcune diciamo notizie, commenteremo con lui, però prima di questo vogliamo fare con Esmail un salto nella storia dell'Iran con un reperto importante che ha Esmail, che adesso ci farà vedere e ci spiegherà appunto di che cosa si tratta. Esmail, a te la parola. Dunque, parliamo di questo esemplare di cilindro che vedete. Praticamente questo è un cilindro lungo una quarantina di centimetri su cui viene scritto, diciamo, alcune leggi dettate da Ciro il Grande. Esattamente è stato scritto 2536 anni fa, in occasione quando l'esercito persiano invade, diciamo, la Babilonia. Poi l'imperatore scopre che lì vive una piccola comunità ebrea. Allora lui si preoccupa di proteggere questa minoranza, questa comunità ebrea che vive lì. Allora ordina, diciamo, al suo esercito di trattare bene questa gente e soprattutto conservare i loro diritti. Poi praticamente da questa decisione nasce l'idea di scrivere queste leggi su una carta di allora, che sarebbe questo cilindro cotto che vedete, che praticamente, se noi andiamo a vedere, a confrontarlo con la Carta fondamentale dei diritti umani dell'ONU, vediamo veramente una incredibile affinità. E questo, diciamo, che è uno dei motivi di orgoglio di tutti gli iraniani, proprio per questo motivo molti iraniani si chiamano tuttora con orgoglio persiano. Ovviamente io credo che un cilindro di questo genere non è soltanto iraniano o persiano, ma è di tutta l'umanità. Per cui hai fatto bene a ricordare, diciamo, questo oggetto così delizioso per dire che, insomma, il popolo iraniano viene da una storia molto antica e dal punto di vista dei diritti umani, una storia piuttosto ricca. Sì, Esmail, peraltro mi trovi assolutamente in accordo nel, diciamo, sì, cri anche criticare, tu sei stato anche abbastanza soft, ma insomma, nel criticare senz'altro l'eurocentrismo per quanto riguarda certi traguardi dell'umanità, che sono appunto il rispetto dei diritti umani, e pensiamo sempre di essere stati i primi in tutto, e un po' anche noi italiani ci abbiamo certe volte, per certi versi, un po' questa convinzione, insomma, di certe primazie per quanto riguarda il diritto, i diritti, le leggi scritte, insomma, un po' ce la cantiamo e ce la suoniamo. Questa partenza dalla storia antica di questa regione, che poi appunto diventerà l'Iran, in qualche modo ci proietta, se così possiamo dire, facciamo un filo nel presente per commentare con te appunto alcune notizie che sono appunto apparse e riguardano appunto l'Iran. In particolare, volevo sapere appunto cosa ne pensassi di questa elezione, no, di questa nomina dell'ambasciatore all'ONU iraniano Hamid Abutalebi, spero di averlo pronunciato in modo degno, che insomma ha creato un certo imbarazzo. Io ho un piccolo ricordo, un imbarazzo che si visse quando, se non sbaglio, Arafat doveva andare all'ONU. Poi spiegheremo bene perché. Ecco, chi è questo Hamid Abutalebi, Ismail?
diciamo che il regime iraniano fa delle scelte che a noi sembrano un po' maldestre, ma io credo che invece fanno sempre dei calcoli molto molto precisi. Le precedenti di questo personaggio, Hamid Abu Talebi, è piuttosto nera. Dunque, lui praticamente era tra studenti che hanno occupato nel novembre del 79 l'ambasciata americana, e la storia che poi sappiamo come è andato a finire. E lui adesso che praticamente ha avuto questa nomina, del resto ancora non è ufficiale, dice che praticamente ha avuto un ruolo marginale e faceva da interprete, che non cambia molto, anche se non è vero. Ma la cosa molto molto più grave che i mass media, come al solito, ormai ci siamo abituati, hanno tralasciato: lui praticamente è stato ambasciatore iraniano in Italia quando hanno ucciso il rappresentante del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana a Roma. Quindi diciamo le indagini della magistratura lo vede molto molto coinvolto in questa, diciamo, in questo adeguato di sangue che è accaduto in Italia, a Roma, nel 16 marzo del 93. Allora, uno si domanda perché non ci sono altri diplomatici per mandare all'ONU, perché, come mai il regime iraniano manda un personaggio malfamato di questo genere, di questo calibro. Io credo che tutto sommato il regime iraniano fa queste scelte preponderate per dare segnali chiari: noi questo siamo. Quando per esempio vuole dare i segnali, aumenta le implicazioni in Iran, oppure fa queste scelte che a noi sembrano, diciamo, paradossali, sconvenienti, ma io credo che il regime iraniano fa queste scelte molto molto ragionate. E questa persona, con questa precedenza, soprattutto nei fatti con gli americani, manda all'ONU per dare segnali chiari chi siamo noi. Tant'è vero che, per esempio, molti politici americani, tipo senatore McCain oppure senatore Menendez, hanno protestato che insomma non si può dare il visto ad un terrorista a tutto tondo. Anche qualche ex, diciamo, ostaggio nell'ambasciata americana in Iran hanno protestato, quindi è veramente una cosa paradossale. Peraltro, proprio per quell'evento, di quel sequestro, appunto, di quei 444 giorni, 52 diplomatici, eccetera, a Manhattan c'è stato proprio un sequestro per compensare le vittime del terrorismo i giorni scorsi. Leggo appunto che un magistrato a mano di Manhattan ha sequestrato un edificio posseduto dall'Iran sulla Fifth Avenue per compensare, esatto, le vittime. Quindi insomma è una cosa che ancora in qualche modo ha dei trascorsi giudiziari. E accennavo al, diciamo, precedente, tra virgolette, Arafat, perché praticamente mi ricordo che certi imbarazzi ci furono anche all'epoca, quando appunto doveva andare Arafat alle Nazioni Unite, perché ovviamente Arafat insomma era considerato come era considerato dagli Stati Uniti. Poi c'era il problema, se non ricordo male, che lui aveva la tenuta con la pistola, era armato, insomma cercavano di non farlo entrare. Penso che da allora ci siano stati un impegno, non so se sia cambiato qualcosa, un accordo, un impegno degli Stati Uniti, appunto, che ospita a Washington la sede dell'ONU, nel far entrare comunque diciamo i diplomatici per delle Nazioni Unite. Poi non so come andrà a finire. Tu che idea pensi, come
come finirà, insomma, questa cosa. Ma io credo che al di là delle notizie in dettaglio che possiamo più o meno seguire, io credo invece è più interessante dare una lettura di tutti questi eventi. Che cosa vogliono dire? Io mando una riflessione sull'Occidente in particolare, sugli Stati Uniti, in particolare Presidente Obama. Io credo che lui stia esagerando veramente tanto con il regime iraniano. Per questa sua avvicinanza io davvero non riesco a capire quali sono le ragioni di tutta questa, non so che dire, affinità o apertura verso il regime iraniano. Veramente io che seguo in dettaglio, ogni volta Obama mi sorprende. Detto questo, io credo che gli stessi americani, diciamo altri organismi americani, non siano molto contenti di questa politica davvero un po' azzardata di Obama, quindi cercano in qualche modo perlomeno mettere bastone tra la ruota, perché insomma non è molto difficile capire che il gioco d'azzardo che Obama sta perseguendo con l'Iran porterà, diciamo, nelle acque insicure il Medio Oriente, l'Israele e di conseguenza l'America e tutto il resto. Per cui ci sono tutte queste notizie, per esempio il sequestro di questo palazzo a New York, oppure queste altre cose, anche se non vogliamo chiamarlo diciamo una guerra di nervi, comunque sono piccoli segnali per rendere un po' più difficile questo rapporto che io credo che il presidente Obama sta correndo un po' troppo. A conferma di questa mia impressione, Obama in occasione della festività iraniana di Capodanno ha lanciato un messaggio di augurio rivolgendo agli iraniani, però insomma parlava, osannava diciamo, i capi del regime iraniano. Io sono testimone che moltissimi iraniani si sono risentiti in una maniera molto molto forte, perché insomma il presidente Obama non può accostare l'Iran con il popolo iraniano che lo combatte. Quindi io penso che questi risentimenti che abbiamo noi iraniani possono avere in qualche modo anche americani che in qualche modo cercano di rendere perlomeno più difficile, invitano praticamente il presidente un po' a tornare sui suoi passi. Quindi, insomma, la mossa in qualche modo autopropagandistica di Rouhani un pochino si sta con queste azioni un po' sgonfiando, anche perché, insomma, proprio andare a scegliere questo personaggio sembra quasi poi fare una provocazione. Peraltro, non l'abbiamo detto, però l'abbiamo trattato nelle altre trasmissioni a cui tu hai partecipato e ci hai onorato della tua presenza, il tutto si svolge nello scenario delle famose ormai trattative per il programma nucleare iraniano, trattative che sono un'apertura di credito e su cui poi praticamente effettivo svolgersi non è che poi si sappia poi tanto. Ecco, tu hai delle informazioni su questo? Diciamo il trattato firmato il 24 novembre è quasi sicuro, doveva durare 6 mesi, ma è sicuro che lo rinnoveranno per altri 6 mesi.
quindi se ne parlerà, diciamo, novembre prossimo. Lo stato attuale di regime iraniano è una crisi acuta, sociale, economico, ma soprattutto politica, proprio nel vertice, di regime c'è una, uno screzio fortissimo. Da un lato c'è Rouhani appoggiato, diciamo, un po' sotto un banco come lo stile di regime, da Rafsanjani e Khomeini. Khomeini che praticamente dopo 2009 ha perso completamente la sua autorevolezza, per cui è in forte dubbio la sua leadership. Per cui, dato lo stato critico di regime, questi sono assolutamente propensi a accettare il diciamo sospensione o tutto annullamento del progetto atomico. E questo qui in ogni caso crea un gravissimo un problema per l'Iran, perché se accettano la sospensione, allora devono rispondere a una ricaduta che ha sulla popolazione, perché sappiamo che il regime iraniano ha perso fiumi di miliardi per fare questo, ha messo praticamente, dopo le sanzioni, ha messo un paese in ginocchio, ora praticamente dicono scusate, abbiamo sbagliato, torniamo indietro. Se d'altra parte vogliono andare avanti sul progetto, devono subire ancora le sanzioni maggiori, per cui il regime si trova veramente in uno stato molto 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 difficile. Tutto questo, Gianni, noi più volte abbiamo parlato che il vero problema del regime iraniano sono iraniani. Iraniani in questo momento sono veramente una miscela esplosiva. Abbiamo un'altra volta parlato come proprio Rouhani esce da questa diciamo da questa paura terribile che ha Khomeini della ribellione popolare, che questa volta insomma non ci sarà non ci saranno più Musavi e Karubi che in qualche modo soffocano, diciamo, con loro la loro ritirata, se non dire tradimento, quindi veramente ha una paura terribile, per cui veramente la situazione di regime è una situazione molto molto traballante. Dopodiché le aperture di Rouhani, io credo che tutto sommato, se tu fai caso, soltanto qualche anima bella racconta ancora di queste cose, e soprattutto con la crescita esponenziale delle impiccagioni in Iran. Infatti, sì, adesso ormai ne parleremo, sì. Esatto, lui praticamente ha dimostrato che non c'è nessuna apertura, soprattutto per esempio la situazione dell'internet, per esempio quando qualche settimana fa è andato il ministro degli esteri polacco in Iran, poi questo signore voleva diciamo collegarsi con internet, con la molte meraviglie ha scoperto che in Iran internet non funziona. Quindi voglio dire, se all'estero si è parlato di un'apertura, in Iran praticamente tutto è peggiorato, e questo, diciamo, dimostra uno stato critico di regime iraniano che con tutti i suoi problemi non ha soluzione, non sa cosa fare. Quindi in qualche modo parliamo anche adesso di
metodi per puntellare, per autopuntellarsi, per auto, diciamo, difendersi da questa che tu appunto definisci una imminente quasi crollo. L'Iran, parliamo di droga e parliamo sempre di ONU. In Iran è molto molto restrittiva e molto dura la repressione del trasporto, del commercio della droga. Anche con meno di 500 grammi si può finire impiccati. Bene, le Nazioni Unite che sono, va bene, sono a loro volta a puntello di un sistema, diciamo, proibizionistico a livello globale, hanno elogiato l'Iran per diciamo questo impegno nei confronti appunto della lotta alle droghe, anche se pare che Ban Ki-moon sia stato insomma in qualche modo critico sui metodi rivolti, perché insomma le impiccagioni, e quindi in qualche modo e quindi un occhio ai diritti umani. Però la cosa interessante è che l'incaricata appunto dell'ONU per la repressione delle droghe, il commercio delle droghe, ufficio delle Nazioni Unite contro droghe e crimini, Yuri Fedotov, insomma, invece, in un incontro a Vienna, a margine di un incontro a Vienna, si è invece espresso positivamente su questo impegno che è un impegno a suon di impiccagioni che quasi con una cadenza quotidiana continuano, come tu. Poi anche su internet ci fai sapere, è molto importante questa situazione, continuano a essere praticate e sono, insomma, si commentano da sole, violazioni di diritti umani e poi saranno, ecco, questo ti chiedo, saranno proprio per tutte quante per la repressione del commercio della droga? Allora, l'impiccagioni per droga oppure altri reati di regime, innanzitutto, a mio avviso, hanno una funzione sociale e politica, nel senso che devono incuotere lo spavento tra la popolazione. Per quanto riguarda lo spaccio della droga, ormai credimi, è ben noto, non vorrei neanche entrare in dettaglio per non tediare. Sanno perfettamente tutti che grosso lo spaccio della droga è nelle mani di Pastaran, questa è una cosa abbastanza risaputa. Dopodiché questo incaricato russo dell'ONU non è solo in buona compagnia di Pino Arlacchi, l'altro incaricato che anche lui allora diceva, osannava l'Iran appunto per questo suo contrasto che esercita contro la droga. Dunque, in Iran ci sono intorno a 6 milioni di persone che usano abitualmente, nel senso tutti i giorni, della droga pesante. In Iran ci sono veramente milioni e milioni di persone che anche saltuariamente usano la droga, per cui non c'è nessuna volontà, non c'è nessuna volontà che il regime combatti questo fenomeno mortale e sociale. Per cui questi diciamo fanno parte di una propaganda che il regime iraniano diciamo fa queste impiccagioni per impedire. Tanto per cominciare, noi dobbiamo sapere che la repressione, soprattutto in queste dimensioni, dove hanno risolto qualche problema che possano risolvere in Iran, uno. Secondo, proprio il capo dell'apparato del sistema giudiziario iraniano, anche lui diceva che il mondo ci deve ringraziare per le impiccagioni che noi facciamo, così ripuliamo la terra da questi criminali. Dato che bisogna precisare chi è criminale, dopodiché può darsi che questo incaricato russo ha voluto ricompensare la Rigiani ringraziandolo. E quindi io credo che
la funzione che hanno le impiccagioni in Iran è ben noto per mettere paura, ma comunque non risolvono in nessun modo il problema della droga in Iran. Eh sì, Fedotov effettivamente ha elogiato proprio l'Iran per il suo impegno e anche il successo della campagna antinarcotici, e ha dichiarato appunto che l'Iran ha assunto un ruolo attivo e fondamentale per la lotta contro le droghe illecite. E poi appunto ha aggiunto dei dati, ha detto che sono state sequestrate 390 tonnellate di oppio in Iran nel 2012, che pare al 72% di tutti i sequestri nel mondo. Beh, certo che insomma, poi ovviamente c'è il controaltare in qualche modo di Zarif, che ha detto appunto addirittura che le Nazioni Unite non stanno dando abbastanza aiuto all'Iran per quanto riguarda gli attacchi terroristici, e quindi insomma c'è tutto un tira e molla. Ma certo che insomma, se, poi non so, no, effettivamente tu mi parli di 6 milioni di persone che utilizzano droga, se poi alla fine questa folle diciamo politica proibizionistica e oserei dire criminale di impiccagioni effettivamente abbia perlomeno sortito un effetto di riduzione di qualcosa, insomma. No, assolutamente no, assolutamente no. Per esempio, io mi ricordo, leggevo in indagine negli anni 90 che l'Iran, il regime iraniano, appunto per affrontare la ribellione dei giovani, in qualche modo facilitava diciamo avvicinamento dei giovani verso la droga. Tu ben sai, per affrontare questo problema ci vuole ben altre cose, non impiccagioni non hanno risolto i problemi da nessuna parte, per cui poi il fatto che Zarif critica l'ONU, Zarif è molto molto capace di mostrarsi ogni volta una faccia da bronzo non indifferente. Per quanto riguarda la situazione della droga in Iran, è una cosa inimmaginabile, una cosa inimmaginabile, quindi il regime iraniano non soltanto non prende passi concreti e intelligenti verso questa situazione, ma insomma per vari motivi accentua questa piaga sociale senz'altro. Bene Ismail, il nostro tempo è volato letteralmente parlando di queste cose, ci hai insomma dato degli aggiornamenti sulla vicenda appunto di questo popolo che non va assolutamente identificato con il suo regime, e niente, io chiuderei con un appello in qualche modo ad un ritorno a una consapevolezza e al valore dei diritti profondamente etico, non morale ma etico, da cui siamo appunto partiti, facendo rivedere di nuovo il cilindro con cui abbiamo aperto e sperando appunto in un ritorno alla saggezza di Ciro, che in questo cilindro in qualche modo aveva scritto e già codificato il rispetto verso una comunità che era quella appunto degli ebrei che stavano nella zona che aveva conquistato, e speriamo insomma che l'umanità in qualche modo in questo periodo afflitta da questa serie di flagelli torni migliorando, torni a una saggezza antica. Sì, speriamo, anche io esprimo il mio auspicio verso questa direzione, che poi bisogna anche ricordare che l'Iran è il paese di importanza strategica unica non soltanto in Medio Oriente. Quindi l'Iran è un paese guardato con molto rispetto dai paesi arabi, da Israele, dalla Turchia e diciamo Afghanistan, il Pakistan e tutto il mondo. L'unico problema che in questo momento noi abbiamo è che l'Occidente, anziché l'Occidente, parlo dei governi occidentali, anziché prendere la parte del popolo iraniano, prendono la parte di regime sanguinario,
questo non soltanto è un'offesa per gli iraniani, ma è una politica poco conveniente. Io credo che comunque anche nella politica occidentale man mano stanno capendo che non conviene ancora andare molto, molto verso il regime iraniano, quindi i tempi credo che sono maturi. Ecco perché il regime iraniano si sente ancora più debole, perché l'Occidente nonostante tutto ora vuole i fatti e vuole passi concreti. Quindi io credo che veramente i tempi sono maturi, che l'Iran si liberi di questo regime sanguinario, che in Iran torni la pace e stabilità, e quindi da questo arriviamo ad avere un Medio Oriente veramente pacifico. Vorrei semplicemente ricordare, mentre noi dimentichiamo di parlare della situazione in Siria, della situazione in Iraq, sono delle situazioni veramente incredibile. Quindi una pacificazione nell'Iran porterà pace e stabilità in tutto il Medio Oriente, di cui veramente i suoi popoli hanno bisogno. D'accordo, Ismail, ti ringraziamo per questa nuova puntata, che sei stato nostro ospite. Ormai ti conosciamo tutti quanti, il nostro pubblico apprezza i tuoi aggiornamenti, e a presto con nuovi aggiornamenti sull'Iran, e grazie di essere stato con noi. Grazie a te e a presto. Ciao Ismail.